apporto vi ha dato Pioli? Che svolta vi ha dato? Ma sicuramente magari quando c'è un cambio di allenatore ci sono delle situazioni particolari che si vengono a creare nuovi stimoli magari a parte di qualcuno, però insomma dispiace sempre aver chiuso una parentesi con Bisoli, che comunque ci ha dato tanto, dispiace. Pioli ci sta dando altrettanto e siamo contenti appunto che sia venuta la prima vittoria a Novara, però stasera noi dobbiamo essere determinati. Abbiamo davanti una grande Lazio, però noi vogliamo portare a casa dei punti stasera. Cosa è cambiato con Pioli, Marocchi? Insomma, Pioli è una partita, una vittoria in casa del Novara, può essere anche un caso, però... Guarda, mi sono piaciute le parole di Agliardi. Con molto equilibrio si capisce lo stato d'animo di una squadra per cui è dispiaciuto che sia stato allontanato un allenatore. Secondo me a Novara si sono visti i giocatori con le spalle al muro che hanno dato qualcosa in più, quindi si sono sentiti un po' responsabili, non ci sono più alibi, li ho visti lottare su ogni pallone, anche quello che sembrava più innocuo, e hanno impedito al Novara di sviluppare qualsiasi tipo di gioco, quindi è chiaro che sarà intervenuto sicuramente Pioli nelle loro teste, però molto nella prima partita secondo me ci hanno messo i giocatori sentendosi responsabili. Abbiamo visto il gol di Ramirez, è importante il suo ritorno perché ha piedi raffinati, perché è un giocatore che l'anno scorso ha fatto molto bene, però quello che vorrei sapere da Cristian è se non è un rischio giocare con Ramirez, Acqua Fresca e Di Vaio contro Lazio buona anche in contropiede. Ma la qualità c'è, è chiaro che quest'anno è cambiato qualcosa, soprattutto per Di Vaio, perché l'anno scorso faceva molto reparto da solo e quindi si andava a cercare la posizione, invece quest'anno è un po' più offensiva, sicuramente è rischioso, però probabilmente Pioli voleva dare convinzione, voleva dare tranquillità all'ambiente, vuol fare un gioco più offensivo, quindi probabilmente con una Lazio che si metterà là e partirà in contropiede qualche problema potrebbe averlo. Giancarlo, ci sono dei numeri impietosi, il Bologna non vince in casa da 9 partite, l'ultima volta ha vinto a febbraio scorso contro il Palermo nel campionato scorso, e poi Di Vaio non segna praticamente da una vita, è vero che c'è stato il campionato di mezzo, ma insomma dai 6 mesi, comprese le vacanze. C'è una ragione, un caso o vedi delle motivazioni specifiche? Guarda, Di Vaio ha salvato il Bologna nelle ultime tre stagioni. Questo è facendo... l'ultimo, 6 mesi fa. Esatto, 55 gol in 3 anni. Quindi Acqua Fresca doveva essere anche bravo ad allargarsi, lasciargli lo spazio, poi ci penserà Ramirez, che è grandissimo talento, a innescarli tutte e due. 204 giorni di assenza per Di Vaio dal gol, quello che voglio chiedere a Cristian Panucci è se conta l'essere un ex. Lui nelle ultime 3 partite ha fatto 2 volte doppietta contro la Lazio, contano queste cose nell'animo di un giocatore? Conta al momento che non fa gol, per cui ha tante motivazioni per tornare a gol, e quindi per lui questa potrebbe essere una serata importante. Poi credo che lui sia stato un giocatore, come ha detto Giancarlo, che ha fatto 55 gol, e un giocatore che fa così tanti gol tornerà a fare gol sicuramente. Abbiamo parlato anche dell'importanza del ritorno di Ramirez, ha fatto gol, ma non solo. Ramirez, che insomma è stato sul punto di andare via, qualche problema col Bologna lo ha avuto, ma c'è Zanzi, il direttore generale, assieme a Vanessa Leonardi, che ci può spiegare a che punto siamo con la trattativa proprio con Ramirez. Vanessa. Eh sì, anche perché domani è previsto un incontro con i procuratori di Ramirez, visto che oggi sono arrivati a Bologna. Sì, domani abbiamo un primo incontro, sicuramente cominciamo a parlarne, non credo sia una cosa che si risolve in una giornata, ci vuole un po' di tempo. Ma è vero che hanno messo la clausola rescissoria imprescindibile dal contratto, e se sì, quale differenza c'è tra la richiesta dei procuratori e invece quella che volete voi come clausola? Quanto volete voi? No, al momento non c'è nessuna condizione posta, perché dobbiamo ancora iniziare a parlare. Dopodiché vedremo se vale la pena trovare una soluzione di quel tipo, se è conveniente da entrambi oppure se non conviene. Anche perché oggi sono dati degli osservatori del City, del Liverpool, qui proprio per Ramirez, quindi insomma serve prolungare il contratto, anche perché in vista se poi vorrete venderlo o no. Ma secondo me è normale che sia seguito soprattutto da questo tipo di squadre, perché il ragazzo ha un talento indubbiamente di un livello particolare. Però non è detto che questo voglia dire che noi vogliamo cederlo, anzi noi ci teniamo a tenere tutta la stagione con noi e abbiamo la volontà di assecondare quelle che possono essere le sue aspettative, e poi in futuro si vedrà.
Prima De Grandis parlava di Di Vaglio, questa assenza dal gol, che settimane sta vivendo, se sente un po' la pressione il fatto di non segnare? Ma credo che Marco abbia un'esperienza tale che sa che possono capitare questi momenti, è un giocatore che ha più di 350 partite in Serie A, e sta lavorando molto bene, lo vedo sereno, lo vedo in condizione, credo che il momento stia per arrivare. Stefano. C'è Giancarlo Marocchi per lei. Volevo chiederti una cosa, ma tutte queste dichiarazioni di Betancourt, che è il procuratore di Ramirez, danno più noia a te o secondo te condizionano di più il ragazzo? Ma credo che sia un po' il gioco delle parti, sai, poi alla fine bisogna sedersi, come ho detto prima c'è la nostra buona volontà di trovare una soluzione positiva per entrambi, quindi non mi danno fastidio più di tanto, ecco. Che tipo di operazioni pensate di fare? Cioè, se pensate di fare delle operazioni, nel senso che il Bologna non è partito bene, però tecnicamente c'è come squadra. Avete idea di rinforzare la squadra poi nel prossimo mercato? Ma credo che sia molto presto, siamo solo ad ottobre, oltretutto abbiamo cambiato la guida tecnica, quindi è giusto dargli il tempo per valutare quelle che sono le situazioni attuali, se all'interno ci sono delle risorse che non pensavamo di avere e che possono dare un contributo diverso, dopodiché al momento opportuno decideremo dove e se intervenire. Grazie Zanzi, buona partita, magari ci vediamo alla fine se vuole. Buon divertimento. Un attimo solo, volevo dire una cosa solo, Stefano. Sì. No, volevo chiudere l'intervento, a parte la partita, e dire che il pensiero del Bologna va alla famiglia di Marco Simoncelli in questo momento particolarmente sfortunato e tragico. E se effettivamente è così, ci uniamo ovviamente a questo saluto, anche perché oggi la giornata di campionato è stata nettamente toccata, molte facce tristi, tanta gente insomma che si è visto che anche nelle esultanze ha un pochino tenuto i toni bassi, no? Abbiamo visto oggi durante Sky in campo assolutamente, anche Maggiorini. Assolutamente, è stato difficile lavorare, è stato difficile perché si è nato un personaggio molto, molto positivo, amato, un patrimonio dello sport italiano, e quindi un ragazzo di 24 anni, quindi un dolore immenso che ci ha portato in questa giornata. Questo pensa che il maxi schermo di Bologna, che in questo momento sta facendo vedere le immagini,